Ed eccoci in uno dei posti più suggestivi della costa adriatica. Siamo in Fondazione Oasi e siamo con il presidente Claudio Balestri. Presidente, che cosa succede il 21, 22 e 23? Intanto l'inizio dell'estate, e questa è una gran bella cosa. Poi, con l'inizio dell'estate, abbiamo il solstizio d'estate, altro bel momento, e iniziano i programmi dell'Ecofest, con la musica, e poi dopo seguiranno dei racconti, delle presentazioni di libri, e poi avremo un momento in cui a mezzanotte, dopo che abbiamo ascoltato i brani musicali, ci faremo una bella pizza insieme, una pizzata al forno, un vecchio forno che faceva il pane per gli abitanti del luogo, e poi continua la musica, ma non vogliamo disturbare durante la notte, e quindi avremo le cuffie, balleremo con le cuffie e la notte continua. Arriveremo all'alba, c'è il concerto di un gruppo coreano e poi andremo di nuovo al forno e mangeremo, faremo colazione con il pane appena sfornato dal forno. Ecco, questa è la sintesi dei momenti più importanti che trascorreremo insieme. Spendiamo una parola in chiusura per questa cosa curiosa che c'è alle sue spalle, perché noi vediamo un tramonto straordinario come sempre da questa postazione. Una barca che si presume sia stata portata e che non sia stata arenata da qualche fortunale, ma soprattutto una cosa molto particolare, questa porta. Naturalmente tutti i visitatori ne scopriranno e ne sapranno di più, ma vogliamo incuriosirli? Questa porta, se la si guarda bene, non ha una maniglia, perché è un simbolo per guardare oltre. Quindi uno si mette davanti a questa porta, pensa, l'immaginazione, si chiama portal, quindi come una porta, l'immaginazione. E questo, diciamo, deve rappresentare per ognuno il momento in cui si ferma, pensa e esprime un desiderio. Come quando andiamo alla Fontana di Trevi o da qualche parte che lanciamo la monetina e esprimiamo un desiderio. Quel desiderio lo possiamo scrivere nel nostro cellulare in una pagina dedicata e tutti i desideri anonimi, perché il desiderio deve rimanere anonimo, verranno pubblicati e vedremo una lista di desideri delle persone che l'hanno voluto esprimere.